Congresso regionale del sindacato USB, Paolo Sabatini del coordinamento nazionale esecutivo del sindacato. Questione centrale, il lavoro è una crisi spaventosa, si dice che si è usciti dalla crisi, in realtà si continua a licenziare. Beh, diciamo che il governo e i potentati economici continuano a sostenere che siamo usciti dalla crisi, ma in effetti per chi come me gira l'Italia verifica che non è assolutamente così. La crisi è profonda, attraversa praticamente tutte le regioni, in particolare alcune, soprattutto nel Mezzogiorno. Molise sicuramente è una delle più colpite da questa crisi. È un'area che già era depressa prima, ma che con la crisi sicuramente ha accusato ancora di più il colpo. Aziende che chiudono una dietro l'altra, non ci sono segnali di ripresa, non ci sono investimenti pubblici. Di conseguenza, sia i giovani, ma anche e soprattutto gli anziani, non riescono ad andare, no, gli anziani non riescono ad andare in pensione per effetto della Fornero, i giovani non riescono a trovare lavoro, e quindi questo sarà sicuramente uno dei temi centrali dal nostro punto di vista, capire quali sono le nuove politiche che possono. Ecco, a suo avviso come se ne esce da questa situazione? Ma noi riteniamo, e questo sarà al centro anche del nostro congresso nazionale, noi riteniamo due cose. La prima, bisogna rompere il patto di stabilità che è stato messo in Costituzione, cioè se non ci sono investimenti pubblici non c'è nulla da fare, non ci sarà mai nessun tipo di ripresa. L'Italia è stato l'unico paese in Europa che ha messo il pareggio di bilancio in Costituzione, è stata una cosa scellerata fatta dal governo Monti, noi riteniamo che sia assolutamente sbagliato, se non ci sono investimenti pubblici non se ne esce fuori. E in questa regione soprattutto, in cui era il pubblico che faceva girare l'economia, se ne avverte ancora di più la necessità. Il secondo elemento, noi riteniamo che bisogna uscire dall'euro, bisogna uscire da questa Europa che non è l'Europa che vogliono i lavoratori, è un'Europa che ci impone dei diktat, che dice che noi dobbiamo continuare a marcare politiche di austerità, e se queste sono le politiche, prima ne usciamo e meglio è, perché non è questa la via maestra per uscire dalla crisi. Sergio Calce, coordinatore regionale del sindacato USB, quali sono le emergenze che state affrontando sul territorio, sul fronte del lavoro che non c'è? Ma c'è una serie di crisi in un contesto gioco di parole dell'area di crisi che non decolla, non parte. Si sono persi circa 2.500 posti di lavoro tra ITR, GAM e Nucleo Industriale Pozzilli-Venafro. Da questo evento doveva nascere un'unità dell'area di crisi complessa, ma purtroppo ancora non si vede nulla. C'è una crisi totale, e poi voglio aggiungere che noi stiamo lavorando molto sulla questione emergenza abitativa, dove la gente sta perdendo la casa oltre che ha perso il lavoro. Il nostro motto subito in Molise è questo: ripartire su questi temi, portare avanti una grande assemblea pubblica dopo il congresso per cercare di mettere al centro il lavoro, l'abitazione e toccare i fondi che sono in questa regione che non vengono utilizzati. Si pensa solo esclusivamente alle poltrone, ora si deve votare. Cominciano i giochi e la gente soffre, non lavora e c'è una crisi potenziale. Il nostro slogan è riprendiamoci tutto, rovesciamo il tavolo, e anche in Molise cercheremo di fare la nostra parte per portare avanti questo discorso di emergenza abitativa e del lavoro. Ve lo dico con il cuore, ci sono famiglie che non riescono più purtroppo neanche a mettere il pranzo a tavola, la Caritas aumenta e la politica è indifferente a tutto.